Buongiorno, pace e bene. Oggi, 9 aprile, ricordiamo la beata Caterina Celestina. Ascoltiamo. Caterina Celestina Faron nasce il 24 aprile del 1913 nella città polacca di Zabrze. Entrò fra le suore ancelle dell'Immacolata Concezione e divenne superiora della comunità di Brozów. Questa suora fa parte della schiera dei martiri polacchi del nazismo, in quanto offrì la sua vita per la conversione di un sacerdote. Venne arrestata dalla Gestapo e fu condannata ai lavori forzati nel campo di Auschwitz. Morì il giorno di Pasqua del 1944, dopo aver affrontato con eroicità le sofferenze del campo di concentramento. Papa Giovanni Paolo II la beatificò in Polonia il 13 giugno del 1999, insieme ad altri 107 martiri. Nello stesso giorno venne beatificato anche il fondatore della sua congregazione delle Ancelle dell'Immacolata Concezione, Edmund Bojanowski. La Beata Caterina è stata un'altra di quelle carezze che ci sono state in questo mondo di violenza, che sono stati i campi di concentramento. Forse noi possiamo fare un errore in questo punto della nostra storia, ossia quello di considerare questi eventi, questi luoghi come un qualcosa di passato o che nel futuro non si potrebbe mai più verificare. Invece no. Purtroppo l'animo umano ci riserva queste sorprese e proprio quando sembra arrivato alle vette di chissà quale altezza morale e spirituale, a un certo punto si ritrova nel nero della sofferenza, della violenza e della cattiveria. Per questo rimaniamo sempre con gli occhi aperti, cerchiamo di essere vigili, cercando di portare i buoni valori, cercando di insegnare la pace e cercando di rifiutare sempre e comunque quando qualcuno inizia a dire che c'è una superiorità di qualcuno rispetto ad un altro, o che ci sono categorie che vadano disprezzate perché qualcuna sta portando una chissà sorta di verità o pienezza della realizzazione umana. Facciamo sempre tanta tanta attenzione e con tanta grande umiltà supplichiamo sempre il Signore e la Vergine Maria che guidino l'umanità, che l'aiutino a non cadere mai in dei periodi così scuri e così gravi. Per questo ci affidiamo anche all'intercessione della Beata Caterina. Prega per noi.